Nell'attesa di Shadow of the Erd Tree, gli amanti dei giochi From hanno qualcosa di nuovo su cui mettere le mani. Parlo ovviamente della nuova demo di Archthrones, la nuova ed incredibile mod di Dark Souls 3. Questa mod non è una di quelle che aggiunge le spade laser all'equipaggiamento normale, questa è una cosiddetta mod overhaul, ovvero una di quelle che stravolge completamente il gioco in ogni suo aspetto dall'inizio alla fine. Mod di questo tipo possono essere la ben nota Daughter of Ashes del primo Dark Souls, oppure Enderal e Falskar in Skyrim, il gioco che è per antonomasia sinonimo di modding. Archthrones narra le vicende ambientate prima di Dark Souls 3. Non si sa quanto prima in termini puramente storici, ma se diamo un'occhiata al mondo di gioco e alla storia da seguire, dovrebbe essere ambientato quando la fiamma si sta spegnendo, ma la situazione non è così in crisi come per Dark Souls 3. Il terzo capitolo dei Souls presenta già due mod abbastanza massicce che riscrivono l'intero gioco. Entrambe sono curate nei minimi dettagli e garantiscono al giocatore un'esperienza completamente nuova. Parlo ovviamente della Cinders e della Convergence. Cinders, oltre ad aumentare la difficoltà di gioco, è una mod lore friendly, ovvero un prodotto che si posiziona a fianco a quanto scritto da From Software e ne approfondisce aspetti e dettagli, oltre a stravolgere la normale progressione del gioco e offrire un'esperienza completamente nuova ai giocatori. Queste cose le fa anche la Convergence, tuttavia quest'ultima è molto più improntata sul gameplay e sul combattimento, dato che è molto incentrata sulla ramificazione della magia Lothric e sulla sua conseguente trasposizione pratica. È importante introdurre le due mod principali di Dark Souls 3 solo ed esclusivamente per dire che questi due prodotti, apprezzatissimi dalla community, non sono neanche lontanamente paragonabili alla bellezza e alla qualità di Archthrones. Almeno per quel poco che si è visto. Una mod come questa, infatti, non va solo a toccare ogni minimo aspetto del gioco modificandolo, ma va ad implementare anche meccaniche di altri giochi From, migliorando la quality of life del prodotto standard e soprattutto va a fare da ponte tra la complicata lore di Dark Souls 3 e la conoscenza e percezione che i giocatori hanno avuto della storia. Di tutti i giochi From, proprio il terzo capitolo della saga Souls secondo me presenta la lore più complicata in assoluto da capire. Vi spiego il motivo. Un gioco come Bloodborne è complicato di sua natura, questo perché attinge direttamente alle opere di Lovecraft, dove si gioca costantemente con la comprensione della realtà e con l'ignoto. Se siete lettori di Lovecraft, sapete benissimo che più non ci stai capendo niente, allora, paradossalmente, più stai facendo giusto e sei salvo. Quindi in Bloodborne è quasi normale non capirci una sega di determinate cose proprio perché sono al di fuori dell'umana comprensione. Elden Ring invece è complicato sotto un altro punto di vista. La presenza di Martin si percepisce nella stragrande presenza di dettagli e intrighi dell'epoca precedente la nostra. Tuttavia, proprio come in Game of Thrones, basta capire una cosa e riusciamo a raggiungere tutte le altre. Se sappiamo che il generale Radahn e Malenia hanno combattuto in passato e andiamo ad approfondire chi sono e perché lo hanno fatto, allora in pochi passi avremo ben chiara tutta la situazione dell'Ordine Aureo, degli Empirei ed in generale di tutti i membri delle famiglie nobili presenti nel mondo. Questa struttura narrativa si sposa perfettamente anche con la progressione della mappa, fateci caso. Appena iniziato il gioco, infatti, potremmo dirigerci a Caeli, dal castello di Gran Tempesta o tirare dritto verso Liurnia. In tutte queste mappe troveremo dei boss di trama che ci permetteranno di avere una prima chiave di lettura della situazione politica e storica del mondo. È quindi indifferente quale sarà il primo pezzo del puzzle, tanto uno vale l'altro. Dark Souls 3 invece è complicato perché oltre a presentare la solita narrazione From con le informazioni date col contagocce, viene anche moltissimo penalizzato dalla localizzazione italiana. Essendo inoltre il capitolo finale della trilogia, deve necessariamente riproporre qualcosa anche di Dark Souls 1 e Dark Souls 2, che già di per sé sono opere vaste, oltre però ad implementare qualcosa di unico per conto suo. Deve inoltre rimediare a quel grande disastro che è stato Dark Souls 2 dal punto di vista di espansione del mondo di gioco. Eppure, nonostante tutto, è l'unico gioco From la cui lore si può spiegare con un meme di Alberto Angela, ovvero è una tragedia nella tragedia. Elden Ring! Domanda, secondo voi un prodotto come questo può andare in competizione con From Software? Potrebbe mettere in qualsiasi modo in difficoltà l'azienda? Da un punto prettamente economico la risposta è ovviamente no, From Software ha già troppo cambiato il mercato per finire in crisi per un prodotto fan-made. Senza contare che si tratta di un'azienda quotata in borsa che fattura milioni contro un team di programmatori ed appassionati. Se leviamo però i fondi e le risorse e mettiamo solamente i due prodotti a paragone, vediamo che Archthrones, per certi aspetti, è decisamente
decisamente superiore e migliore rispetto alla controparte originale, a maggior ragione se ricordiamo che è stato fatto tutto in maniera amatoriale. Io, fossi ai piani alti di From Software, terrei sotto controllo la situazione anche solo per verificare la reazione della community e del pubblico. Per quanto entusiasmante sia però, e per quanto io in primis sia un fan di questo tipo di progetti, dobbiamo fermarci un attimo e ragionare sul concetto di creare un prodotto. Per farlo utilizzeremo la storia della creazione di Arda direttamente dal Silmarillion. Se da una parte Eru e i Valar crearono la Terra di Mezzo, Elfi e Uomini, dall'altra parte Melkor non riuscì mai a creare da zero, ma si limitò a rimodellare, secondo la sua immagine, le creazioni altrui. Stessa identica situazione qua. Il team di Archtrons non si è inventato nulla di nuovo. Ha migliorato, aggiunto e tolto, modificato ed invertito cose, ma il caro vecchio scheletro è sempre il solito Dark Souls 3. Inoltre, ricordiamoci che la mod, per essere giocata, necessita del prodotto originale, motivo per cui, paradossalmente, potrebbe spingere qualcuno ad acquistare il gioco standard anche per poi non giocarlo. Un fenomeno come questo non mette certo in difficoltà From Software, anzi tutt'altro, potrebbe addirittura incrementare le vendite. Come accennato prima, quando si parla di mod non si può anche non parlare di Skyrim, ovvero il gioco penso più moddato della storia. Archtrons, come detto, è una di quelle mod che sembra un altro gioco, anche se ovviamente ha bisogno del prodotto principale per funzionare. Lo step successivo, da un punto di vista prettamente evolutivo, sarebbe il funzionamento della mod svincolato dal prodotto standard. Un po' come se la mod fosse un gioco a parte, ma stavolta letteralmente. Per questo volevo riportarvi il caso di The Forgotten City e della sua incredibile storia. Questa mod non è nulla di troppo complicato, è una piccola avventura standalone della durata di massimo di circa 10 ore di gioco. Insomma, la classica quest aggiuntiva che contorna la trama principale. L'espansione si discosta leggermente dall'opera principale, questo perché è fortemente incentrata su un mistero e sull'utilizzo dell'ingegno piuttosto che della forza bruta per risolvere le situazioni. Insomma, in questa mod Skyrim diventa brevemente un giallo, dato che saremmo chiamati a risolvere un omicidio. La mod è tra le più popolari in assoluto, tradotta in moltissime lingue e che è stata addirittura premiata per la sua narrazione e sceneggiatura dalla VGA, la Writers Guild of America, ovvero un'associazione che rappresenta scrittori e sceneggiatori di varie opere, tra cui film, serie TV e libri. Si tratta della prima mod della storia, e ad oggi anche l'unica, a ricevere tale riconoscimento. Potrebbe essere uno spunto di riflessione questo? Magari a farci capire che non servono 300 ore di gioco se queste sono prive di trama? Ma chi lo sa? Fin qui nulla di troppo complicato, anzi si possono tracciare dei parallelismi più che evidenti con Archtrons. La grande qualità del prodotto, l'aggiungere o stravolgere l'avventura completamente, eccetera eccetera, ma The Forgotten City ha fatto anche l'ultimo passo. Nel 2021 infatti gli sviluppatori della mod decidono di renderla un gioco a parte, cambiando giusto due cose a livello di world building, sganciandosi giustamente e completamente dal mondo di Skyrim e migliorando due cose qua e là, The Forgotten City è stato lanciato e pubblicato sui vari store ed è ancora disponibile per l'acquisto. Queste sono le cose che mi piacciono e che mi fanno impazzire, quando l'arte, che al giorno d'oggi trova sempre meno spazio se entra in diretta competizione col denaro, non solo riesce a trovare spazio, ma riesce addirittura a fare un grosso dito medio al mercato di massa. Amici, come al solito tocca a voi. Vi piacciono le mod? Vi piace Dark Souls 3? Avete già provato qualche mod? Giocherete Archtrons soprattutto? Fatemelo sapere e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale. Per adesso io vi saluto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!